L'artrite reumatoide è una malattia sistemica, cioè non colpisce solo le articolazioni dei pazienti, ma ha degli effetti importanti, purtroppo anche gravi, su molti altri organi e apparati, anche sul nostro scheletro. Quali sono questi effetti? Qual è la loro rilevanza, la loro gravità? L'abbiamo chiesto al dottor Ennio Giulio Favalli, reumatologo presso il Gaetano Pini di Milano, che abbiamo incontrato qui a Ferrara in occasione del congresso nazionale del GISEA. Allora, dottor Favalli, quali sono appunto gli effetti dell'artrite reumatoide sul nostro scheletro? Come viene danneggiato il nostro scheletro? Ma dunque, gli effetti si esplicano essenzialmente a due livelli. C'è un effetto a livello articolare, che è quello che tutti conosciamo, che è legato al danno erosivo che l'artrite reumatoide appunto produce a livello dell'articolazione, a livello dell'osso che sta sotto la cartilagine articolare, ma abbiamo anche un interessamento molto più generale, un interessamento sistemico che produce un'osteoporosi, e l'osteoporosi sappiamo essere una complicanza certamente molto importante perché è in grado di incrementare il rischio di frattura. Ebbene, una malattia come l'artrite reumatoide è una malattia che ha di per sé un rischio di osteoporosi incrementato, che ovviamente tende ad accentuarsi ulteriormente se il paziente assume una terapia corticosteroidea, che sicuramente incrementa ulteriormente la possibilità di frattura, oltre ad avere magari anche ulteriori fattori di rischio come essere ad esempio una donna in menopausa. Quindi certamente l'osteoporosi è un elemento che dobbiamo tenere molto in considerazione. Vediamo se ho capito bene, cioè il paziente con artrite reumatoide rischia molto più delle altre persone di andare incontro a osteoporosi, indipendentemente dagli altri fattori che sono appunto l'età, la presenza di menopausa, se si è appunto una donna, oppure certi particolari farmaci di tipo oncologico. È così? C'è un fattore cosiddetto indipendente? È un fattore indipendente ed è legato all'infiammazione. È l'infiammazione che caratterizza la malattia, che è un'infiammazione sistemica, che è in grado di generare un impairment dell'osso. Per cui nel momento in cui noi abbiamo una flogosi cronica che si mantiene appunto nel tempo, legata alla malattia di fondo, questa è in grado di determinare anche un depauperamento dello scheletro e quindi di avere un quadro di rarefazione dell'osso che si chiama appunto osteoporosi. Ecco, ma l'osteoporosi causata da artrite reumatoide ha delle caratteristiche particolari, cioè è più grave, progredisce prima, cioè è differente rispetto all'altro oppure sono la stessa cosa? Diciamo che grossolanamente il meccanismo e il concetto sono gli stessi. Ovviamente l'osteoporosi rappresenta un fattore di rischio in più, indipendente, come giustamente lei diceva, che si può associare ad altri fattori di rischio, quindi l'osteoporosi può decorrere in maniera più grave semplicemente perché oltre ai fattori di rischio che noi già dobbiamo di norma tenere in considerazione, abbiamo in più anche il fattore di rischio legato all'artrite reumatoide, se questa non è ben controllata dal punto di vista terapeutico. Senta, vediamo la cosa che interessa di più i pazienti, cioè la cura. Una volta che questa osteoporosi incomincia a esordire, ad essere diagnosticata, cosa bisogna fare e cosa si può fare oggi? Beh, certamente il primo punto fondamentale è quello di ottenere un buon controllo della malattia di fondo, cioè dell'artrite reumatoide. Nel momento in cui io ho un controllo dell'artrite reumatoide, riduco lo stato infiammatorio e riducendo lo stato infiammatorio causo comunque di per sé un miglioramento della condizione di osteoporosi, ma questo non è sufficiente e è stato dimostrato ampiamente che i farmaci che noi utilizziamo per trattare l'artrite reumatoide non sono capaci da soli di prevenire il problema dell'osteoporosi e quindi in questo senso è necessario anche operare un monitoraggio e quindi avere una rilevazione seriata dei valori densitometrici e fare delle terapie specifiche che passano attraverso la possibilità di supplementare i valori di vitamina D e di calcio nel momento in cui questi dovessero essere carenti e ovviamente utilizzare anche delle terapie ancora più specifiche come ad esempio i bisfosfonati o più recentemente anche il denosumab, che ha certamente un spazio molto importante in questo tipo di trattamento. Ecco, ma bisfosfonati e denosumab in questi pazienti possono essere usati esattamente come negli altri, cioè chi ha un'osteoporosi per esempio dovuta alla menopausa, oppure ci sono delle specificità di cui tenere conto appunto anche, non so, nella durata della terapia o altre cose? Allora, in merito ai bisfosfonati possono essere impiegati sicuramente senza nessun tipo di problema, esattamente come si fa nell'osteoporosi postmenopausale e anzi la presenza di un'artrite reumatoide e di una terapia cortisonica concomitante rappresentano dei fattori di rischio specifici che consentono anche l'applicazione della nota 79 e quindi la possibilità di prescrivere il farmaco attraverso il sistema sanitario. Riguardo al denosumab è un campo un po' nuovo che stiamo esplorando proprio ultimamente. Il farmaco è un farmaco biologico che funziona appunto nella prevenzione dell'osteoporosi e abbiamo i primi dati di sicurezza e di efficacia nella combinazione del farmaco biologico in questione con i farmaci che noi impieghiamo per trattare l'artrite reumatoide, ivi compresi i biologici appunto che utilizziamo per questo tipo di indicazione. Quindi sicuramente uno possibile approccio del futuro sarà quello di utilizzare due farmaci biologici in combinazione, uno per curare l'osteoporosi che è denosumab e uno per curare gli effetti più diretti dell'artrite reumatoide. In sicurezza, dottor Favalli?
dai primi dati preliminari che abbiamo sembra che questo tipo di approccio possa essere sicuro. Ovviamente, come sempre, è molto importante aumentare la casistica, fare monitoraggio, fare farmacosorveglianza, perché questo ci dà ovviamente la possibilità di migliorare sensibilmente le nostre conoscenze riguardo a questo aspetto. Però i dati preliminari sono molto incoraggianti.